Questi mezzi hanno rappresentato le ultime incredibili mosse di un esercito, valutato al massimo a 15.000 uomini, che reggeva un uomo la cui natura, le cui azioni sono difficilmente definibili. Il feldmaresciallo Idi Amin Dada, 51 anni, 140 kg di peso, teneva ad esempio nel frigorifero di una delle sue ville le teste di un ministro e di altre personalità giustiziate che gli amava mostrare talvolta ai suoi ospiti. Gli avversari, veri o presunti di Amin, torturati, assassinati e dati spesso in pasto ai coccodrilli del Nilo o del lago Vittoria durante gli 8 anni della sua dittatura, sono stati, si dice in Uganda, poco meno di 400.000. Una carneficina senza precedenti in tutta la storia moderna dopo il genocidio di Hitler. Eppure questo tragico bilancio non basta ancora a definire, a valutare la tragedia dell'Uganda. Amin, scappato si dice in Libia dal suo amico Muammar Gheddafi, gli unici sostenitori del dittatore ugandese erano infatti la Libia, che gli aveva mandato 2.000 soldati armati di mezzi sovietici, ma finiti male anche loro, e l'Iraq, ha lasciato alle spalle un paese terrorizzato, affamato e isolato dal resto del mondo africano. Per gli ugandesi la sensazione peggiore era quella di essere le vittime inutili non già di un tiranno con una sua pur aberrante ideologia, ma addirittura di un pazzo, di uno schizofrenico sadico e di un cialtrone.